i primi anni 60 segnarono a Palermo l'esplosione alla nuova musica e dire che allora l'Europa in generale era abbastanza stagnante, tranne quell'isola infiammata che era costruita da Darmstadt e dai suoi Ferienkurse, dove patrocinava il grande Adorno. Reduci da Darmstadt come Titone, portarono a Palermo la ventata della nuova esperienza musicale e costituirono insieme ad altri, allora c'era anche a Palermo Rognoni, maledetta nostalgia, costituirono queste settimane di nuova musica insieme a Francesco Agnello. Settimane di nuova musica rappresentarono un punto di coagulo delle nuove forze musicali italiane che poi verranno raggruppate malignamente da Bortolotto in un libro che fece grande scalpore, come musicisti della fase seconda. A questi musicisti fanno parte Guaccio, che purtroppo è scomparso di recente, Evangelisti, morto da più tempo, e poi via via i giovani, e soprattutto Bussotti, Donatoni e il giovanissimo Sciarrino. Dopo la nuova musica si erano scomparve, si disse che ormai la nuova musica non aveva il gusto dell'invenzione della forma. Il 68 segnò il crollo di queste esperienze e sembrò che a Palermo non succedesse più nulla. In molti ci chiedemmo se in effetti quegli anni spesi a sentire quello sperimentalismo musicale avesse costruito una base, avesse aperto orecchie o avesse sollecitato in giovanissimi il gusto dell'invenzione musicale. Naturalmente ogni previsione apocalittica fu subito smentita negli anni successivi. E si è formata, a partire dalla metà degli anni 70, si è formata una specie di scuola, nuova scuola di Palermo, così almeno l'ha chiamata Titone in un saggio apparso alcuni mesi addietro. Abbiamo in studio oggi Federico Incardona, che di questa nuova scuola di Palermo è il rappresentante a dire dei suoi critici più prestigioso. Incardona, classe 1958, si è misurato con varie composizioni, con come dire, uno strumentario diverso, 12, 6, un complesso che vanno da 12 strumenti e 6 strumenti. La sua vocazione dapprima sembrava più viennese, mitteleuropea, e poi invece è sorta via via una propensione, forse sotto l'influsso di Bussotti, più francese. Anche i suoi titoli sono sempre un gioco a questo gusto francese. Comunque, la prima cosa che ti vorrei chiedere, ecco, di fare una sorta di carta d'identità. Chi è Federico Incardona e qual è il suo attuale stato di produzione? Ma una carta d'identità che si punta soprattutto sul periodo formativo e sui modi in cui è venuta la formazione. Tu dicevi giustamente che questa ondata sperimentale che colpì Palermo negli anni 60, dopo questo periodo di arenamento, effettivamente poi continuò a serpeggiare sotterraneamente per opera di alcune persone, come per esempio Polonio Carapezza o Nino Titone, forse dei nostalgici di avvenimenti trapassati, che però appunto avevano conservato questo stimolo. E casualmente appunto la loro vicinanza mi fu di grande aiuto per scoprire che la musica non si fermava a Schoenberg o a Webern, come avevo sempre supposto, ma proseguiva oltre, e proseguiva per esempio con 12 di Bussotti, un pezzo che tra l'altro fu scritto nel mio anno di data di nascita, nel 58, che fu in modo perentorio il brano che mi rivelò l'esistenza, la possibilità di una musica radicalmente nuova rispetto al Ecco, quali passato. sono stati i tuoi contatti diretti con la nuova musica? I contatti diretti sono stati intanto una frequentazione con le partiture di Bussotti estesa per lunghi anni prima di conoscere la persona, e che fu credo che sia il punto più importante probabilmente degli anni apprendistato, che probabilmente ancora continuano, non voglio assolutamente porre una barriera al termine di apprendistato. Poi delle esperienze assolutamente negative per quanto mi riguarda, compiute a Milano nelle scuole, nelle cosiddette botteghe artigianali di Franco Donatoni e dei suoi allievi. E poi invece una preziosissima, anche se limitata, esperienza nel tempo con Camillo Togni, che è probabilmente l'unico erede Maestro del segreto maestro segreto, della sì. nuova musica in Italia. Il tuo primo esordio, o comunque la tua consacrazione ufficiale, probabilmente è stata un'esecuzione di un tuo brano alla Biennale. Come fu accolto allora? Ma fu accolto in maniera molto interessata, devo dire, da parte di una certa critica che vedeva le cose in un certo modo, per esempio Metzger, oppure Harry Albright, che era l'organizzatore del festival, di un festival d'Europa centrale, il cui nome in questo momento mi sfugge. Sì.
Ci furono delle cose che compromisero lievemente il rendimento dell'esecuzione, come per esempio un raddoppio di archi non previsto in partitura, che fu fatto per esigenze. Qual è del brano? Il brano si chiamava Avecan Morna Brasman, e nasceva, questo strano titolo nasceva da una deformazione di lettura di un brano di Lautréamont, che invece diceva Avecan Morna Ambrasman. Io lessi Ambrasman, e quindi venne fuori questo. Senti, qual è la cifra, se potessi dire la cifra stilistica di questa tua musica? Ma potrei definirla con il termine di voracità, nel senso che credo che sia una musica che non si accontenta di una sola cifra stilistica, ma tenta di abbracciare per quanto è possibile ad una musica. Una confusione di babella di linguaggi. No? Sì, o quantomeno di organizzarne un reticolo razionale, ecco, di gettare una luce razionale su questa babele linguistica che si è venuta a creare. C'è però una grande corrente, che è quella del neoromanticismo musicale, che ne pensi? Ma penso che il termine che più si avvicina alla reale sostanza di questa musica è neobanalità o nuova semplicità, nel senso che è una musica che viene costruita con criteri di mercato per soddisfare le esigenze di un pubblico in realtà inesistente. Ti ringrazio.